Buongiorno, la mia giornata non poteva iniziare in modo migliore se non con i miei French toast col burro di nocciole e il miele. E mentre qua mi sono fatto un bel cappuccino. Buongiorno, stamattina devo fare tantissime cose. Sono a casa da lavoro perché è mercoledì mattina, la mia mattinata libera. E quindi devo fare un sacco di cose. Innanzitutto devo andare a trovare una mia collega che ha avuto un bimbo da poco. Quindi devo andare ad allenare assolutamente in palestra, lavare i miei capelli. Insomma, devo fare una serie di cose. Questa giacca a vento, super mega soffice, è di Ho Senza Parte, è qualcosa di... Sto provando lo shampoo secco di Batiste, questo qua è quello ai frutti tropicali e sto dividendo in ciocche i miei capelli in questo modo e vado a spruzzarlo a circa 20 cm di distanza. A me sembra molto bianco. Ora che sono così lo vado a massaggiare bene. Con un panno asciutto sto rimuovendo tutto l'eccesso. Allora, l'effetto non è malissimo, nel senso che me li sento sicuramente meno unti, però lascia secondo me un po' di residuo bianco. Sono un po' secchi, un po' spenti. In tutto questo mi è arrivato un super pacco di Zalando, quindi vi volevo far vedere che cosa ho scelto. Ho preso ben due paia di scarpe, questo qua è il primo pacco, è della Head Over Heels. E sono questi bellissimi stivaletti con le borchie sul davanti, fatti a croce in vera pelle, questa riga dorata sul tacco. Secondo me sono super eleganti, mi piacciono un sacco, mi piacciono come sono fatti e sono anche super morbidi e super comodi. Questa qua è la seconda scarpa. È di Raid, che è un brand che ho sempre voluto provare, ed ecco qui svelato l'arcano. È uno stivaletto, anche questo mi piace un sacco, con la punta, secondo me è molto bella, fa molto elegante, in similpelle bianco, avevo bisogno di uno stivaletto bianco da mettere nei miei look beige bianchi, è molto carino e dietro c'ha la cerniera con dettaglio argentato, anche questo è molto comodo, sono molto contenta dei miei acquisti. Ho deciso di mettere una fascetta perché il risultato dei capelli con lo shampoo secco non mi faceva impazzire, infatti dopo devo trovare il tempo assolutamente di lavarmeli. E ora sto andando in banca perché devo fare una commissione molto importante e a breve vi porterò con me e lo saprete. Non mi sono messa neanche la giacca, ma direi che sto bene così. Situazione pacchi degenerata e le uova prese dalle galline di mio nonno. È tempo di prepararmi per andare a lavoro. Mi sono lavati i capelli, mi piace anche un sacco. Il risultato, uso i miei ciappi, questi li ho presi da Temu, trovate LOL su TikTok. Li adoro, super cute. Ho già messo stamattina l'acqua termale, questa qua è quella di Aven, antirossore per lenire anche perché ho un po' di imperfezioni, non so perché mi siano venute, però it's good. Infatti vado a mettere il siero di The Ordinary, questo qua è ai multipeptidi e
ha dentro dell'acido HA, un po' esfoliante, anti-imperfezioni, a vedere se mi pialla un po' la pelle. Come crema non posso che non mettere le Faclar Duo, dato che ho queste imperfezioni, la uso proprio come crema idratante. Questa qua è proprio una crema anti-imperfezioni, io la utilizzo molto sia a livello locale che nel viso quando ho appunto più imperfezioni del solito, e la consiglio anche molto in farmacia. Mi piace un sacco proprio perché è idratante, non secca, nello stesso tempo ha un'anti-imperfezioni, agisce molto bene, si adatta a molti incarnati di pelle e dentro è proprio un antisegni, va benissimo anche per i segni post-acneici, mi piace un sacco, e si può mettere sia la mattina che la sera, è ottimo anche da associare al gel, quello in mousse, per lavarsi il viso. Hanno fatto la nuova formula che è la più M, sono andata al loro evento con la farmacia e quindi mi hanno lasciato la full size, e qui all'interno è proprio arricchita del microbioma, e serve proprio per controllare il bioma cutaneo. Vado a coprire sia le mie occhiaie e vado un po' ovviamente anche in questa zona dei brufoletti. Solita blender, la bagno con l'acqua termale e vado a sfumare tutto. Vado ad aggiungere il mio blush liquido, questo qua è Float On di She Glam, che è uno dei miei preferiti. Ve lo dico sempre, la parte bella di questi blush è che si sfumano davvero in 3 secondi, quindi sono comodissimi, fanno durare il blush tutto il giorno e danno subito quel colorito più acceso, più vivo. Dopo che mi sono incipriata, vado a scolpire leggermente il viso. Come blush ultimamente sto utilizzando questo qua di NYX, che è Bright Lights, che è un arancio pescatino con queste perle dorate, mi piace molto, abbinata a Float On, lo metto anche un po' sulle palpebre oggi, super cute. Sopracciglia semplici, vado semplicemente con il mio gel di NYX a fissarle, a tirarle un pochettino su, la mia solita colla è questa qui. Come mascara oggi uso il Trousse, questo qua l'ho acquistato in farmacia, infatti mi piace perché è innanzitutto adatto anche a occhi super sensibili. Oggi ho gli occhi particolarmente gonfi e stanchi, secondo me perché stanotte ho dormito, sì, ma non abbastanza da riposarmi, no? Matitina solita, questa è la She Glam Wonka della collezione appunto di Willy Wonka, che mi piace un sacco. E poi metto questo rossettino di Kiko, che è lo Smart Fusion Lipstick nella colorazione 404, che è un marroncina cremosina, secondo me super super mega carino, per me è promossissimo. E nulla, questo qua è il risultato. Profumino oggi mettiamo lui, che è Monoi di Yves Rocher, sa tipo di argan, mi piace tantissimo, sa proprio di Monoi. Ma è tempo di sistemare la mia agenda, la mia solita agenda. Devo dire che non sono sempre super costante, però quando ho un sacco di impegni inizia a venirmi tipo l'ansia, e quindi ho bisogno assolutamente di sistemare i miei impegni. Allora, innanzitutto inizio a ovviamente scrivere le mie giornate lavorative, essendo la maggior parte del tempo, avendo io un contratto di 40 ore in una settimana, di conseguenza parto da quello. E sabato, a me piace sempre cerchiare gli orari in modo tale che mi saltino subito all'occhio. E poi utilizzo la classica leggenda colori per andare a evidenziare in base ai miei impegni. E di solito con il verde, e qui ho i miei nuovi evidenziatori pastello, vado a evidenziare il lavoro. Passiamo alla palestra. Allora, lunedì, domani che è giovedì
e venerdì sono i giorni di oggi. E la palestra la vado sempre a evidenziare in blu, quindi palestra, palestra e palestra. Andiamo con i miei appointments, quindi questi li faccio sempre in giallo, i miei appuntamenti fondamentali, e avevo sicuramente questa mattina alle 11 banca e poi alle 13 posta. Fondamentali. Avevo anche spedire un pacco Vinted che ho fatto. Martedì pranzo amiche, mercoledì pranzo dai nonni, poi sabato invece pranzo con i miei genitori a Porretta perché mia mamma si fa fare un massaggio che le avevo regalato io per il Natale scorso, quindi io e mio babbo l'andiamo a prendere e pranziamo tutti insieme, facciamo tipo un aperitivo. Venerdì sera invece alle 20 ho una cena, sempre con mia mamma, una sua amica e sua figlia, che è una mia amica, quindi facciamo una cenetta a quattro. Mentre sabato sera alle 20, anzi alle 21 in realtà a Bologna, ho una cena per il compleanno della mia amica Leti. Concludo questo video mostrandovi gli ultimi due acquisti che mi sono arrivati, che sono questi qua, che sono i paracuffie delle Beats, i ricambi, e New Earpads for Beats. Questi qua sono i bianchi, perché questa è la situazione dei miei copricuffia. E poi in secondo luogo mi è arrivata lei, sono super curiosa di provarla, magari la proviamo su TikTok. È la CC Dull Correct di Erborian, skincare coreana. E questa dovrebbe essere una crema, correttore anche ormai della tinta proprio della pelle. Si presenta così. Sono davvero davvero curiosa perché ne ho sentito parlare un sacco e quindi non vedo l'ora di provarla insieme a voi. Magari ci aggiorniamo su TikTok per questa cosa. Se il video vi è piaciuto, vi piace il fatto che io sia più presente qua sulla piattaforma, mi raccomando, lasciatemi un like, un cuoricino e noi ci vediamo al prossimo video.